Buongiorno a tutti, eccoci qua, nuovo appuntamento con i webinar di InfoProgetto. Anche oggi avremo un'oretta di colloquio, un po' con uno dei relatori che in qualche modo da molto tempo ci accompagna, ci accompagnava in passato in giro per l'Italia. Oggi siamo tutti fermi quasi sempre nelle proprie case per in qualche modo fare questa formazione a distanza, ecco, un'occasione anche un po' per avvicinarci virtualmente, situazione ovviamente molto difficile, ma cercheremo in qualche modo di in qualche modo garantirvi formazione e informazione su temi interessanti. Oggi lo faremo su un tema interessante, ovvero la VMC per il corretto ricambio d'aria di un edificio isolato ed energicamente efficiente, quindi temi molto, molto interessanti, molto attuali alla luce anche delle situazioni in cui viviamo. Lo faremo con il nostro relatore, eccolo già collegato, che saluto, Roberto Perego di Vortice. Buongiorno a Buongiorno tutti. Roberto. Buongiorno a tutti. Bene, intanto vi ovviamente dico che potete fare le domande. Già in qualche modo avete capito nel box dove ci state salutando da tutta Italia. Ricordo che a fine anche di questo webinar vi daremo la possibilità di scaricare le slide di questo corso. E quindi intanto l'occasione, Roberto, è come stai vivendo questa situazione dall'emergenza, diciamo, adesso siamo un po' più liberi, ma come va, insomma? Ah, diciamo che non è una situazione normale, è una situazione assolutamente anomala. Vediamola di vivere al meglio, cercando di sfruttare tutte quelle che sono le possibilità per poter portare avanti un po' le attività che ci vedono tutti coinvolti. Quanto ti mancano i momenti, i contatti dal vivo, i convegni? Molto, molto, molto. A me molto, sinceramente. Ho sofferto particolarmente proprio la chiusura totale e l'impossibilità di uscire di casa, come penso la stragrande maggioranza delle persone. Assolutamente. Allora, io direi, intanto, siccome i temi sono tanti, di avviare la presentazione, così partiamo con gli argomenti. Vi ricordo appunto a tutti voi collegati, per ora siamo in 181, ma il numero cresce, siamo 183, infatti, quindi avete l'occasione di fare le domande su tanti temi che verranno posti da parte di Roberto Perego. Benissimo. Posso allora, volevo innanzitutto parte porgervi di nuovo i miei saluti, iniziare la mia presentazione in una maniera un po' anomala, presentando un video che non è un video realizzato dalla società che sto qui a rappresentare, ma è di una società che con il nostro mondo si c'entra, ma non è proprio nostra concorrente, però condivide con noi tutti quelli che sono i temi della qualità dell'aria interna. È un video, a mio avviso, molto emozionale, molto interessante. Non avrà il sonoro, ma avrà i sottotitoli in italiano, per cui lo commenterò piano piano mentre il video appunto procede. Ve lo confesso, è un video che è stato realizzato da una società che produce finestre, una delle più famose società che producono finestre, e che parla di qualità dell'aria. Spero lo stiate vedendo. Ecco, parla appunto della nostra purtroppo necessità di abitare o di vivere sempre di più in luoghi chiusi, in particolare negli ambienti domestici. E questi ambienti domestici spesso e volentieri hanno una qualità dell'aria e un livello di inquinamento molto superiore rispetto a quello che noi troviamo nell'aria esterna, anche se abitiamo in luoghi particolarmente inquinati. Tutto questo porta a patologie piuttosto che insofferenze, che
che possono avere influenza sia a livello fisico che a livello psicologico sulle persone. Ok, lo avete scoperto. Il video è stato realizzato appunto da Velux. I temi che condividiamo sono molti, quindi il tema della qualità dell'aria, il tema del benessere indoor per quanto riguarda le persone, che è un po' l'argomento di cui volevo parlare oggi. Spero si veda la presentazione a schermo intero, quindi io sono appunto Roberto Perego, sono un rappresentante di Vortice, lavoro in Vortice ormai da più di 15 anni e mi occupo attualmente di formazione e di coordinamento del settore servizi tecnico-commerciali, quindi servizi di prevendita e di postvendita. L'argomento di cui volevo parlarvi oggi è appunto l'argomento relativo alla qualità dell'aria e alla ventilazione meccanica controllata, ma innanzitutto volevo presentarvi un pochino quello che è la storia della nostra azienda, vale a dire la Vortice, Vortice che è nata a Milano ormai più di 65 anni fa, nel 1954, anno in cui fu fondata, e che deve il proprio nome a quel prodotto che vedete sullo schermo, che è il primo aspiratore in resina termoplastica realizzato e commercializzato in Europa. Questo prodotto si chiamava appunto Vortice e da questo prodotto prende il nome l'azienda, ma anche il gruppo di cui facciamo parte. Parlo di gruppo perché ormai Vortice è una realtà a livello internazionale. Oltre alla sede principale che è alle porte di Milano, in particolare a Treviano, abbiamo anche delle filiali nel Regno Unito piuttosto che nella Cina che si occupano di commercializzazione, una produzione in Cina, degli uffici di rappresentanza presenti anche in Centro America per seguire quelli che sono i mercati più lontani e abbiamo anche acquisito negli ultimi 10 anni due aziende, in particolare la Loran, che ora si chiama Vortice Industrial, che ha sede a Isola della Scala e che si occupa di centrali di trattamento aria come produzione, come commercializzazione, e Casals per quanto riguarda la ventilazione industriale, che ha sede alle porte di Barcellona. Nei paesi dove non siamo presenti direttamente esportiamo attraverso una rete di distributori che coprono all'incirca 90 paesi in tutto il mondo. Sul mercato italiano siamo presenti storicamente dalla fondazione presso tutti i grossisti di materiale elettrico,
ma dal 2005 in poi abbiamo approcciato anche quello che è il canale idrotermosanitario. Nel 2017 la divisione Vortecno è diventata Vortice ITS, una business unit dedicata esclusivamente al settore termotecnico. Quindi abbiamo due canali di vendita in Italia con un unico catalogo. Un catalogo che comprende prodotti che hanno tutti a che fare con l'aria, perché per Vortice l'aria è vita, e quindi noi ci occupiamo di tutti questi prodotti per il trattamento dell'aria, dall'aspirazione alla ventilazione, alla climatizzazione, riscaldamento, deumidificazione, depurazione. E l'ultima famiglia di prodotti che è stata introdotta nel catalogo è la famiglia della ventilazione meccanica controllata, che è un po' l'argomento principe della presentazione che volevo fare oggi. Perché si parla di ventilazione meccanica controllata? Perché sempre di più noi abbiamo a che fare con il benessere all'interno degli ambienti indoor. Per stare bene all'interno degli ambienti confinati, bisogna che certi parametri rispecchino alcuni limiti. In particolare dovremo avere un livello di temperatura gradevole che, a seconda delle stagioni, a seconda di come siamo vestiti o delle attività che facciamo all'interno delle abitazioni, deve essere nell'intorno dei 20-25 gradi. Un tasso di umidità relativa né eccessivo ma nemmeno troppo scarso, una velocità dell'aria la più bassa possibile, si indica nei manuali, inferiore agli 0,2 metri al secondo per non creare quell'effetto spiffero che tante volte risulta fastidioso, un livello di rumorosità assolutamente più basso possibile, perché anche l'inquinamento acustico è importante, ma soprattutto dobbiamo badare alla qualità dell'aria. Perché? Perché questo è un problema di scottante attualità. Noi viviamo, come abbiamo visto nel filmato, gran parte della nostra vita all'interno dei luoghi chiusi, che siano la nostra abitazione, purtroppo come sta capitando in questo periodo, i luoghi di lavoro, piuttosto che anche lo stesso abitacolo della nostra automobile per portarci da un posto all'altro. E in questi luoghi confinati l'inquinamento risulta essere spesso e volentieri molte volte più elevato rispetto a quello che potremmo misurare nell'aria esterna. Questo perché? Perché siamo noi stessi con la nostra presenza, la presenza degli animali che ci circondano e le nostre attività che svolgiamo all'interno di questi ambienti a produrre questi inquinamenti. Quindi se fumiamo una sigaretta introduciamo del particolato o del fumo che andrà ad inquinare l'aria, se puliamo questi stessi ambienti i detersivi possono emettere delle sostanze che sono i compositi organici volatili che vanno ad inquinare ancora di più l'aria, ma anche semplicemente cucinando noi andiamo a immettere degli odori che comunque sono considerati inquinanti. Non solo, ma anche quello che ci circonda può emettere delle sostanze di tipo inquinante. Parlo per esempio di un mobile che può emettere della formaldeide e quindi introdurre nell'ambiente una sostanza che alla nostra salute sicuramente non fa bene. Tutto questo si traduce poi in alcune patologie e quindi sempre di più si sente parlare di sindrome da edificio malato piuttosto che di sindrome provocata dagli edifici per la presenza magari di sostanze quali l'amianto, le polmoniti batteriche e quant'altro, piuttosto che di sostanze che generano intolleranza nel nostro corpo. Tutto questo ha un impatto sicuramente dal punto di vista della salute, ma anche un impatto dal punto di vista sia economico che dal punto di vista del calo della produttività. Lo stiamo purtroppo riscontrando con questa emergenza coronavirus in questi giorni. Di che tipo di inquinanti stiamo parlando? Ce ne sono di diverso tipo. Una prima categoria può essere quella dell'inquinante chimico, quindi fondamentalmente ossidi di diverso tipo piuttosto che compositi organici volatili, quindi gli odori, ma anche gas naturali quali il radon, che sono sì naturali, però sono anche radioattivi, e tra l'altro il radon è la seconda causa
di tumore ai polmoni dopo il fumo di sigaretta. Ci sono poi inquinanti di tipo solido, quindi stiamo parlando di polveri sottili, fumi, e poi ci sono agenti biologici, batteri, funghi, muffe, bioaerosol e così via. Il particolato solido è particolarmente insidioso, soprattutto quando è di dimensioni molto sottili, perché può entrare facilmente nei nostri alveoli fino alla profondità dei nostri, quindi polmoni, e causare diverse patologie. Lo sperimentiamo tutti gli anni quando nelle città viene bloccato il traffico, se si supera per più di un certo numero di giorni un livello di 50 microgrammi al metro cubo, e teniamo presente però che la situazione non è sicuramente migliore all'interno delle nostre abitazioni. I batteri che cosa sono? Sono dei microorganismi unicellulari di una certa dimensione che, se da un certo punto di vista alcune specie di batteri sono utili alla nostra salute, come per esempio quelli che ci aiutano nella digestione, dall'altra invece possono causare gravi patologie. E sono presenti ovunque, su tutte le superfici. Quindi per questo viene consigliato molto spesso di lavarci le mani. Stessa cosa per quanto riguarda i virus, che sono ancora degli esseri più piccoli, quindi di una dimensione di circa 10-100 volte inferiore a quelle dei batteri. Il virus però è inattivo quando è fuori dal corpo umano. Può entrare però a contatto con noi attraverso bocca e naso fondamentalmente. Ecco perché ci viene consigliato in questi giorni di utilizzare gel disinfettanti piuttosto che di lavarci le mani in continuazione, in modo tale da inibire quelle che sono le chiavi di entrata all'interno del corpo umano di questi virus. E poi ci sono anche le muffe. Le muffe le vediamo anche sulle nostre pareti di casa. La muffa non è altro che un fungo che, per potersi moltiplicare, espelle nell'aria delle spore. E queste sono spore che spesso e volentieri possono causare infiammazioni e lesioni polmonari. La muffa ha un ambiente particolare di proliferazione che viene incrementata quando ci sono pochi ricambi d'aria e gli ambienti sono caldi e umidi. Quindi bisogna tenere sotto controllo temperatura, umidità degli ambienti per cercare di limitare il più possibile questa diffusione. Quali sono le strategie per eliminare tutti questi inquinanti? Le strategie sono fondamentalmente due: la filtrazione e la ventilazione. La filtrazione significa semplicemente far passare dell'aria ricircolandola piuttosto che prendendola da un ambiente e spostandola nell'altro attraverso dei filtri con una maglia molto sottile in grado meccanicamente di bloccare il particolare inquinante che si vuole eliminare. L'altra strategia è quella invece della ventilazione. Ventilazione intesa come diluizione degli inquinanti, quindi significa portarci in casa dell'aria molto meno inquinata rispetto a quella che abbiamo negli ambienti interni, in modo tale che, diluendo la concentrazione degli inquinanti, questi inquinanti possano essere meno dannosi per la nostra salute. Un'altra strategia è quella della depurazione, e quindi si utilizzano sempre di più dei depuratori, che sono fondamentalmente delle macchine formate da un ventilatore che preleva l'aria dall'ambiente e fa attraversare quest'aria, la porta all'interno appunto di diverse sezioni filtranti che possono essere di diverse tipologie. I più semplici hanno dei filtri meccanici che possono essere dal prefiltro che trattiene, diciamo, il pulviscolo di dimensione maggiore, ma fino a diventare un filtro invece di tipo EPA, quindi ha una maglia molto sottile, in grado di fermare anche tutto quello che è al di sotto degli 0,3 micron. E quindi questi sono dei filtri che possono trattenere polveri, lanugine, ma anche i batteri, i pollini, le spore fungine e così via. Ci possono essere anche delle altre tipologie di sezioni filtranti, come per esempio i filtri elettrostatici,
che sono sicuramente di tipo rigenerabile, il che significa che si possono lavare, quindi sono eterni, e possono trattenere polvere e lanugine, piuttosto che delle sezioni composte di carboni attivi, quindi filtri con carboni attivi non rigenerabili, quindi che vanno periodicamente sostituiti, che possono però controllare quello che sono i compositi organici volatili e quindi gli odori presenti negli ambienti. I depuratori più evoluti possono a volte montare anche dei filtri fotocatalitici, degli ionizzatori, piuttosto che addirittura delle sezioni con lampade UV che possono abbattere batteri e virus, perché è in grado appunto la sezione UV di distruggere il DNA appunto di questi esseri viventi. Un nostro nuovo prodotto è il Depuro Pro, appunto studiato appositamente per abbattere quanto più possibile la flora batterica e cercare di limitare quanto più possibile la presenza di inquinanti all'interno degli ambienti. Stiamo presentando questo nuovo prodotto che sarà commercializzato in due taglie, la taglia 150 e la taglia 300, che possono servire in maniera molto efficiente ambienti rispettivamente fino ai 50 piuttosto che fino ai 100 metri quadrati. Come funziona il Depuro Pro? Il Depuro Pro ha due griglie di ingresso aria, uno sulla parte anteriore e uno sulla parte posteriore, e delle griglie di espulsione sul lato inferiore. Quindi l'aria contaminata passa attraverso queste griglie. Queste griglie nascondono all'interno delle sezioni filtranti, l'aria viene quindi filtrata e viene rilasciata, depurata di nuovo in ambiente. Quindi si fa una ricircolazione dell'ambiente di aria trattata. I filtri andranno a trattenere quanto più possibile gli inquinanti presenti negli ambienti. Quali filtri sono presenti negli ambienti, nella macchina? Ci sono una coppia di filtri di prefiltro di tipo G4, quindi un filtro fondamentalmente è un filtro grossolano che serve semplicemente a trattenere le particelle di polvere piuttosto che gli inquinanti di dimensioni notevoli. Questo più che altro per preservare quanto più la vita al vero e proprio filtro, che è un filtro assoluto EPA H14, in grado di trattenere fino al 99,995% di microparticelle di diametro equivalente inferiore agli 0,3 micrometri. Il che significa che questo filtro è in grado di trattenere le micropolveri, ma anche i batteri, ma anche tutti i droplets, vale a dire quelle goccioline d'aria che possono essere vettori anche del virus. Quindi non è che questo prodotto ci garantisce al 100% che il virus, il coronavirus in particolare in questo periodo, viene trattenuto dal filtro, però diciamo che riesce a trattenere una certa parte e quindi a migliorare la qualità dell'aria anche da questo punto di vista. Le applicazioni di questi prodotti sono diverse, possono essere utilizzati sia nel settore sanitario che nel settore terziario, sportivo, piuttosto che anche industriale. Ripeto, la taglia maggiore è sufficiente per servire correttamente un ambiente fino ai 300 metri cubi di volume. Abbiamo visto in generale quali che erano gli inquinanti, quindi inquinanti di tipo chimico, inquinanti di tipo solido, inquinanti di tipo biologico, ma non dobbiamo dimenticarci anche di un'altra sostanza che un vero e proprio inquinante non è, però va trattata come tale. Perché? Perché stiamo parlando dell'acqua, quindi della sua forma vapore e quindi umidità, deve essere considerata un vero e proprio inquinante. Inquinante perché? Perché incide sia sul benessere delle persone che sul malessere delle abitazioni. Questo è quello che succede sulle persone. Noi, se siamo in presenza
in presenza di un tasso di umidità relativa eccessivo, proviamo un senso di calore notevolmente superiore rispetto a quello che proveremmo se fossimo invece in un ambiente secco. Lo sperimentiamo tutti l'estate quando, soprattutto qui in Pianura Padana, abbiamo un'afa molto elevata. E questo perché? Perché il nostro corpo non riesce ad espellere completamente il calore, visto che il nostro sudore non riesce ad evaporare correttamente. Però l'acqua può provocare danni anche alle nostre abitazioni. Questo è quello che succede all'esterno, quindi sicuramente un degrado delle nostre facciate, e questo potrebbe essere forse anche tollerato se non fosse un fatto economico, però assolutamente questo è invece quello che succede all'interno. Formazione di muffa, formazione di condensa. E quindi degrado nei nostri ambienti confinati e aria malsana. D'altra parte però noi non possiamo eliminare completamente l'umidità della nostra vita. Perché? Perché con tutte le attività che noi svolgiamo all'interno delle nostre abitazioni noi andiamo ad introdurre dell'acqua in forma gassosa, e quindi se mettiamo una pentola a bollire piuttosto che se ci facciamo una doccia calda o semplicemente anche la nostra presenza, noi immettiamo dell'umidità respirando piuttosto che trasudando. Dobbiamo però controllare il tasso di umidità all'interno degli ambienti confinati. E come facciamo a controllarla? Dipende da qual è il meccanismo che introduce l'umidità negli ambienti. E quindi fondamentalmente dobbiamo impermeabilizzare, controllare gli impianti, eliminare i ristagni e quant'altro. Abbiamo però delle soluzioni che ci permettono di agire anche in maniera attiva, come controllando temperatura e umidità relativa attraverso dei sistemi meccanici e attraverso soprattutto un giusto ricambio dell'aria, quindi attraverso una ventilazione degli ambienti stessi. In effetti i muri non respirano, non possiamo affidarci alla traspirazione del muro per eliminare l'eccesso di umidità presente all'interno dei nostri ambienti confinati. E non possiamo neanche creare delle aperture, perché uno spiffero, cioè un qualcosa che consente all'aria di fuoriuscire attraverso il nostro involucro, significa avere uno spreco di energia. È però indispensabile che la nostra casa debba respirare. E come fare a far respirare in maniera efficiente la nostra casa per eliminare l'eccesso di umidità e l'eccesso di inquinanti? Dobbiamo farlo in maniera intelligente. Possiamo affidarci all'apertura delle finestre? Sì, potrebbe essere una strategia. Vediamo quali sono però le controindicazioni. Sicuramente non è una strategia efficace. Non è efficace perché magari il nostro stile di vita ci porta a essere spesso e volentieri fuori casa quando ci sarebbe la necessità di aprire le finestre. O magari la nostra abitudine o la stagionalità non ci fa venire così tanta voglia di aprire la finestra in certi momenti della giornata. Se fossimo però anche così bravi da aprire nella maniera corretta, nel giusto tempo, le finestre, sarebbe una ventilazione di tipo efficiente? Garantiremmo forse il ricambio corretto, sicuramente però avremo degli sprechi energetici. In effetti, ricambiare l'aria nella giusta quantità si può. Per ricambiare l'aria nella giusta quantità possiamo utilizzare dei ventilatori. I ventilatori si tarano correttamente e riescono a dosare in maniera perfetta l'aria, senza troppi eccessi o senza andare invece in senso opposto, ricambiandola troppo poco. Potremmo quindi con i ventilatori tarare le portate. È chiaro che questo però potrebbe avere delle controindicazioni dal punto di vista dello spreco energetico, perché
Se io vado ad estrarre dell'aria calda all'interno di un ambiente, porto via anche tutta quell'energia che ho dovuto dare all'aria per garantire le condizioni di benessere che voglio mantenere all'interno. Per avere una aerazione efficiente, dobbiamo sì ricambiare l'aria, però dobbiamo tenere conto appunto di quelle che sono le perdite per la ventilazione, che dipendono fondamentalmente dalla portata dell'aria e dalla differenza di temperatura tra l'aria che entra e l'aria che esce. E teniamo presente che nel corso degli anni le case sono sempre diventate più efficienti e quindi queste perdite di ventilazione incidono sempre più massivamente su quello che è il bilancio energetico del nostro edificio. Nella casa passiva la gran parte delle perdite non avviene attraverso l'involucro, perché l'involucro è diventato talmente performante da perdere soltanto il 15% complessivamente. L'85% avviene attraverso le perdite per la ventilazione. Quindi se noi andiamo a limitare quanto più possibile quelle che sono le perdite per ventilazione, andiamo ad ottimizzare in maniera molto pesante il bilancio energetico del nostro edificio, della nostra abitazione. Quindi se noi abbiamo come obiettivo di ottimizzare un comfort igienico diluendo gli inquinanti per garantire però il comfort ambientale, abbiamo il problema che ventilare significa avere delle dispersioni. Esiste la soluzione. La soluzione è la ventilazione meccanica controllata con recupero di calore ad altissima efficienza. Stiamo parlando di macchine che sono composte da un involucro al cui interno ci sono due ventilatori che consentono di estrarre l'aria dagli ambienti interni e contemporaneamente immetterla negli ambienti interni, dei filtri che consentono di filtrare l'aria, ma il vero e proprio cuore della macchina è lo scambiatore di calore, che consente il trasferimento di energia dal flusso più caldo a quello più freddo. Quindi si recupera la parte buona dell'aria cattiva, diciamo, il contenuto energetico. Questo è un po' lo schema del funzionamento del ventilatore, del recuperatore di calore. Ma quanta energia riusciamo a recuperare? Dipende dal tipo di scambiatore che noi usiamo. E questa bontà dello scambiatore viene tramutata in un parametro che è il rendimento o l'efficienza termica dello scambiatore. Quella che vedete sullo schermo è una semplificazione di quello che è la formula del rendimento, ma ci serve appunto volutamente semplificata per poterci rendere conto che quanto più alto il rendimento, tanto più la temperatura dell'aria di immissione, quindi l'aria di rinnovo, è vicina alla temperatura dell'aria interna. Una volta si utilizzavano apparecchiature con un rendimento attorno al 50%, il che significava che in inverno 0 gradi esterni, 20 gradi interni, la temperatura di immissione era più o meno attorno ai 10 gradi. Con delle macchine ad altissima efficienza che hanno dei rendimenti attorno all'85-90%, la temperatura di emissione è attorno ai 17-18-19 gradi. Quindi sicuramente è stato fatto un passo enorme in avanti. Con i recuperatori di calore si possono realizzare diverse tipologie di impianto. Possiamo realizzare degli impianti di tipo centralizzato autonomo, quindi che utilizzano una macchina per ciascun alloggio, dei tipi di impianti centralizzati condominiali, quindi che utilizzano una macchina che va a servire più alloggi, oppure anche delle tipologie di impianto di tipo decentralizzato che vanno a posizionare in ciascun ambiente una piccola macchina, quindi si servono locale per locale tutti gli ambienti che devono essere serviti. Questo è lo schema classico di un impianto di tipo centralizzato autonomo, quindi una macchina posizionata per esempio nel controsoffitto del bagno che va ad aspirare dal bagno e dalla cucina, quindi da quelli che sono i locali umidi, e va ad immettere aria nei locali camera, soggiorno, quindi i locali cosiddetti nobili. Quindi il calore che andiamo a tirare via dall'aria che teoricamente dovrebbe essere espulsa, quindi l'aria del bagno e della cucina, viene ceduto all'aria di immissione che ci andrà a preriscaldare, prima di essere immessa, l'aria in camera e in soggiorno. I vantaggi sono che queste macchine ormai hanno raggiunto dei livelli di efficienza molto molto elevati. Andiamo poi a pulire molto bene l'aria in tutti i locali
ci sono due grossi svantaggi fondamentalmente, quindi la necessità di dover portare canalizzazioni nelle varie stanze e di riservare uno spazio alla macchina per poter essere installata. Questo secondo svantaggio può essere eliminato se noi andiamo a fare un impianto di tipo centralizzato condominiale, dove la macchina viene remotata all'interno di uno spazio comune, remoto, appunto, ed è in grado questa macchina di servire contemporaneamente diversi appartamenti. Chiaramente queste macchine devono essere opportunamente tarate, sono delle macchine molto più complicate. Quello che ci lascia come peso è comunque la presenza delle canalizzazioni all'interno degli ambienti. Per eliminare le canalizzazioni, l'unica alternativa è quella di utilizzare delle macchine che vanno a essere montate a cavallo del muro perimetrale, quindi quelli che vengono nominati in monostanza, quei recuperatori in monostanza, che vanno a servire locale per locale. Questa soluzione è molto utile soprattutto in caso di ristrutturazione leggera, quindi quando io ho un problema localizzato anche magari nell'angolino della mia camera dove vedo la formazione della muffa, l'applicazione di una macchina del genere può andare a risolvere in maniera molto pratica e con una spesa molto limitata il problema. Come catalogo Vortice noi proponiamo tutti i tipi di soluzione, quindi sia le macchine per singolo ambiente che per le macchine di tipo centralizzato, autonomo piuttosto che condominiale, ma proponiamo anche delle soluzioni un pochino più complicate come per esempio delle macchine con un deumidificatore integrato che può essere utile in certe applicazioni, soprattutto quando si va a fare un raffrescamento radiante estivo a pavimento piuttosto che a soffitto. La macchina per l'applicazione monostanza che noi proponiamo è una macchina che riesce a servire fino ai 20 metri quadrati di superficie, una macchina molto semplice da installare, 5 velocità, con un consumo molto molto basso, alla massima velocità consuma meno di 5 LED, sfido chiunque a non contare quanti LED accesi ha in casa in questo momento, semplicemente è disponibile, scusate, in tre versioni, quindi con comandi a bordo, e sensore di umidità relativa, piuttosto che con i comandi remoti. L'installazione è molto semplice, viene installata a cavallo di un muro perimetrale, è sufficiente fare un foro diametro 160 per poter installare la macchina e portarla a tensione elettrica, non c'è bisogno di scarico di condensa. Il funzionamento è attraverso un meccanismo di alternanza tra aspirazione ed espulsione dell'aria, quindi ci sono dei cicli di aria in cui nella prima parte del ciclo l'aria viene prelevata dall'interno, quindi se supponiamo di essere in inverno, l'aria calda attraverserà i filtri, il ventilatore, arriverà fino al pacco di scambio di tipo ceramico che avrà il compito di trattenere il calore dell'aria prelevata dall'interno, dopodiché invece l'aria sporca e raffrescata viene buttata all'esterno. Dopo circa 70 secondi il ventilatore inverte il proprio senso di rotazione, quindi l'aria viene pescata dall'esterno, attraverserà lo stesso pacco di scambio che era stato riscaldato dall'aria precedentemente, raccoglierà questo contenuto energetico che verrà reso negli ambienti interni e dopodiché il ciclo si ripete. Abbiamo anche a disposizione delle macchine molto piccole come per esempio l'HRI Mini, una macchina molto semplice, molto piccola, in grado di servire ambienti fino agli 80 metri quadrati di tipo centralizzato e quindi va molto bene anche negli ambienti in cui ho degli spazi molto limitati. E poi vi parlavo anche del recuperatore di calore da controsoffitto con un circuito frigorifero ad espansione diretta integrato, in grado quindi di fare anche la deumidificazione. Qui all'interno troviamo infatti tutti quelli che sono gli elementi tipici di un recuperatore di calore, uniti a quelli che sono gli elementi di un sistema di deumidificazione, quindi compressore, batteria sia di preriscaldamento che di preraffrescamento idronica, delle batterie ad espansione diretta in grado di deumidificare e di riportare a temperatura neutra l'aria prima di essere poi immessa nell'ambiente. Questa è una macchina
tutto in uno, che può servire, appunto, come dicevo prima, per quelle che sono le applicazioni congiunte con dei sistemi radianti di raffrescamento. Il problema grosso, appunto, di questi tipi di sistemi sono appunto quello che è relativo alla distribuzione interna. Distribuzione interna significa portare dei canali. Fondamentalmente, per raggiungere le bocchette che siano di emissione che di estrazione, noi abbiamo due strategie: o andare a controsoffitto con una certa tipologia di canali, o andare a fare invece delle canalizzazioni nascoste nei massetti o nelle pareti. Vediamo queste due applicazioni con due cantieri che abbiamo realizzato di recente con i nostri sistemi. Questa è un'applicazione che abbiamo fatto a Pinerolo, una palazzina in cui siamo andati ad installare delle macchine in maniera un pochino particolare sui balconi, cosa che non si deve assolutamente in genere fare, ma che lì era necessario purtroppo dover fare, e una distribuzione interna a controsoffitto con delle canalizzazioni circolari e degli stacchi a T. Le macchine, appunto, dicevo, sono state installate su degli appositi alloggiamenti ricavati sui terrazzi. Chiaramente questa applicazione non è indicata, in quanto la macchina esposta alle temperature rigide dell'inverno potrebbe raffreddarsi e quindi dare dei rendimenti inferiori rispetto a quelli misurati in laboratorio. Qua il discorso è stato attenuato, in quanto è stata creata, appunto, una loggia di contenimento molto ben isolata, che ha consentito, appunto, di far perdere pochissimi punti di rendimento. La macchina poi è stata collegata anche a una batteria di post trattamento, che in inverno consente di dare un post riscaldamento e in estate un post raffreddamento, con anche una deumidificazione dell'aria in emissione. La distribuzione è stata fatta invece con dei canali circolari, appunto con degli stacchi a T, che portano l'aria a quelle griglie forellinate che riescono, appunto, a immettere o a estrarre, a seconda del circuito che si va ad analizzare, l'aria nei vari ambienti. Una strategia diversa invece è stata utilizzata in provincia di Monza e Brianza, precisamente a Lissone, con una palazzina simile come dimensioni. In questo caso si sono installate delle macchine, alcune negli appartamenti più piccoli a controsoffitto, negli appartamenti invece dove c'era un locale tecnico si sono utilizzate delle macchine a parete. Queste macchine sono state collegate a dei plenum di distribuzione da cui partivano tanti piccoli tubi che andavano a raggiungere le bocchette di emissione piuttosto che di estrazione. Quello che succedeva in ambiente era questo, quindi vediamo in questa parte, questo è il plenum di distribuzione, quindi qua alle spalle c'è la macchina che distribuisce l'aria in questo plenum, da qua partono tutti questi tubi. Questi tubi scendono, vanno a pavimento e raggiungono quelle che sono le bocchette di immissione o di estrazione. Verrà fatta poi la gettata a pavimento, mentre nelle pareti qua è stato utilizzato un sistema a secco, quindi delle pareti fondamentalmente in cartongesso, che racchiudevano e contenevano tutto l'impianto. Il vantaggio di questo tipo di impianto è che non ho ribassamenti, e risulta essere tutto a scomparsa. Io con questo avrei terminato la mia presentazione, spero di essere stato nei tempi, vi lascio con i nostri contatti, per cui per qualsiasi vostra domanda, oppure se ci volete inviare un preventivo, giusto per farvi un'idea di che cosa possiamo offrire, questi sono i nostri recapiti, quindi il nostro sito vortice.com, attraverso il quale potete scaricare tutta la documentazione di tutti i nostri prodotti, e i due indirizzi email di prevendita o di postvendita per appunto preventivazione, piuttosto che, si spera, aiutarvi nell'installazione dei prodotti stessi.
Allora, intanto complimenti Roberto, sei stato molto chiaro nel raccontare un po' le varie soluzioni. Teniamo proprio così le slide per quanto riguarda i riferimenti. Tra poco, tra l'altro, ci sarà un link per scaricare le slide, diciamo, della presentazione. Alcuni di voi hanno chiesto appunto la presentazione, potranno scaricarlo su questo link che adesso vedrete in sovraimpressione. Allora, ti faccio qualche domanda intanto. Vediamo un po', in un'abitazione residenziale di normale pezzatura superficie, che dimensione hanno normalmente le tubazioni? Allora, sì, diciamo che se si intende come sistema di distribuzione quello a controsoffitto fino ai 120 metri quadrati, si può agire con delle tubazioni diametro 125. Sopra questi 120 metri quadrati bisogna andare con delle canalizzazioni di 150. Se si utilizza invece il sistema scomparsa, tutti i piccoli canali che noi abbiamo visto, quelli verdi, tanto per intenderci, che abbiamo visto nella presentazione, hanno diametri che sono o 75 esterno, quando sono sufficienti, o al limite 90 mm esterno come dimensioni. Quindi per ciascuna esigenza si può trovare una soluzione, dipende dal tipo di distribuzione che il progettista o il padrone di casa vuole utilizzare. Mattia Gandini ci chiede: alcuni produttori propongono scambiatori entalpici. Vortice cosa ne pensa in merito? Allora, sono sistemi validi sicuramente, hanno però alcune controindicazioni. Le controindicazioni sono che questi sistemi entalpici hanno dei rendimenti inferiori rispetto a pacchi di scambio di tipo completamente sensibile. Possono essere utili in alcuni climi molto secchi, quindi stiamo parlando di alta montagna fondamentalmente. Nel resto dell'Italia sono alternativi l'uno all'altro. Hanno dei costi sicuramente superiori rispetto a pacchi di scambio di tipo sensibile. Noi abbiamo in alcune macchine l'opzione di inserire il pacco di scambio entalpico anziché il pacco di scambio di tipo sensibile, però il 99% degli impianti che realizziamo li realizziamo con sistemi con pacco di scambio di tipo sensibile. Allora, arrivano tantissime domande, quindi spero di riuscire in tempo a farle tutte. Allora, eccola qua. Le tubazioni ogni quanto vanno sanificate e che costo può avere indicativamente tale intervento? Chiede Andrea Alessandrini. Allora, la sanificazione dipende un po' anche dalla manutenzione che si va a fare sui filtri presenti all'interno della macchina. Quindi se io faccio già a monte un cambio periodico di filtri, una pulizia dei filtri stessi, vado a sporcare molto poco le canalizzazioni. La sanificazione è sì importante, è soprattutto importante la sanificazione delle tubazioni di mandata, quindi quelle che portano l'aria verso la casa, le altre sono in depressione, quindi è meno strategico. Per quanto riguarda i costi, dipende, perché ci sono alcune aziende molto specializzate che praticano dei costi abbastanza contenuti, altri, ho sentito un po' di tutto, diciamo che si va da qualche centinaia di euro fino a oltre i 1.000 euro, dipende un po' dopo anche dalla metratura dell'impianto e da quanto estese sono appunto le canalizzazioni. Allora, Patrizia Romana Rosati ci chiede: che costo ha una VMC da applicare a parete sull'esterno per un locale di circa 30 metri quadri? Allora, sui 30 metri quadri diciamo che io posso darvi un'indicazione, le nostre macchine hanno un costo di listino che si aggira attorno ai 500 euro. Sui 30 metri quadrati siamo un po' al limite con l'applicazione di una macchina sola, quindi magari bisognerebbe applicarne due, a meno che uno si accontenta di un ricambio inferiore agli 0,3 metri volumi ora. Quindi considerando un prezzo di listino di quella tipologia, il costo di installazione grosso modo è di qualche 100 euro. Secondo me, attorno ai 4/5/600 euro uno riesce a risolvere il problema. Dipende un po' dopo, chiaramente, dalla difficoltà
di poter posizionare anche la macchina, quindi caso per caso chiaramente potrebbe avere qualche variazione per quanto riguarda l'applicazione. Nel caso di tubazioni a terra ci vorrà un bel massetto. Come interagisce con eventuale riscaldamento a pavimento? Ci chiede Michele Fradusco. Non ci sono problemi. L'unica avvertenza è chiaramente che questo sistema, soprattutto quando si parla di distribuzione a pavimento, deve essere preso in considerazione fin dalle fasi di progettazione, perché il progettista deve prevedere che andranno posate le canalizzazioni, che andranno fatte sovrapposizione, che queste canalizzazioni non vadano a interferire con il sistema di riscaldamento / raffrescamento a pavimento, ma controindicazioni non ce ne sono. Abbiamo realizzato ormai, non dico centinaia, ma forse sì, anche qualche centinaio di impianti che vanno in parallelo all'impianto di climatizzazione o riscaldamento attraverso il sistema radiante. La VMC potrebbe aiutare nel creare un ambiente pulito in depressione per virus quali Covid, tipo residenza, ufficio, o il ricambio è troppo basso? Marta Maria Conconi è la domanda che ci pone. No, allora, qua semplicemente, anzi, la ventilazione meccanica controllata consente, grazie al continuo ricambio di aria presente in ambiente, di diluire tutti quelli che sono gli inquinanti. Con una ventilazione meccanica noi andiamo ad abbattere quello che è il carico degli inquinanti complessivi, quindi se ci sono dei droplets piuttosto che delle particelle di pulviscolo sulle quali batteri o virus si possono depositare, queste vengono aspirate insieme all'aria inquinata e vengono espulse. Bisognerà chiaramente stare attenti poi dopo, quando si andrà a fare il cambio dei filtri, al fatto che questi filtri potrebbero trattenere questi agenti inquinanti e quindi trattarli di conseguenza. Comunque sicuramente un ricambio dell'aria è anzi quello che la sanità consiglia in questo periodo. Vortice prevede anche strumenti per misurare la qualità dell'aria in modo da avere un riscontro tangibile del lavoro della VMC, chiede Roberto Castruccio. Sì, noi abbiamo a disposizione dei sensori compatibili con le nostre macchine, e le nostre macchine sono compatibili anche con sensori di altri costruttori. Questi sensori che cosa vanno a fare? Vanno a misurare chi l'umidità, chi la CO2, chi la qualità dell'aria. E questi parametri vengono presi in gestione dalle nostre macchine, che vanno ad aumentare il regime di rotazione dei ventilatori e quindi il ricambio dell'aria, al fine di eliminare il più velocemente possibile l'umidità piuttosto che gli inquinanti presenti all'interno delle nostre abitazioni. Perché, ripeto, molto spesso l'inquinante è più presente all'interno che non all'esterno. Chiaramente. L'efficienza del recuperatore in fase estiva? Stanislao Carluccio. È un po' inferiore rispetto a quella che si misura in inverno, comunque è sicuramente apprezzabile. Stiamo parlando, se in inverno arriviamo mediamente tra l'82 e l'85% a un livello di funzionamento con una velocità consona, quindi con una macchina ben tarata, si perde qualche punto. Comunque è utile anche utilizzare il recupero di calore in estate, soprattutto quando ho un sistema di raffrescamento, che sia idronico piuttosto che altro, per mantenere appunto il fresco, tra virgolette, quindi tenere fuori la calura estiva. Le soluzioni prestate sono compatibili anche con la necessità di prevedere areazione obbligatoria, ad esempio per gli impianti a gas, caldaia, cucina, chiede Nicola Bellero. No, su quello non dobbiamo fare affidamento. Il sistema di ventilazione meccanica utilizza dei tassi di ricambio molto bassi. E tra l'altro far passare del gas, tra virgolette, nella macchina non è proprio il massimo della vita, nel senso che comunque ricordiamoci che è sempre una macchina. Non dobbiamo dimenticarci comunque che i fori nelle pareti
secondo la normativa CIB-GAS, devono comunque essere mantenuti anche in presenza di impianto di ventilazione meccanica controllato o di estrazione da cappa. Giorgio Barbas ci chiede, ma l'apparecchio elimina definitivamente il problema delle condense interne, tipo MUF? L'abbiamo sperimentato, nella stragrande maggioranza dei casi sì, quando viene eliminato, quando il problema della condensa è legato a una scarsa aerazione dei locali. Vi spiego meglio, a noi sembra sempre di aprire le finestre in maniera esemplare e sufficiente. Tantissime volte questo non è vero, perché magari nel frattempo abbiamo una pentola a bollire, la biancheria stesa e così via, e quindi una causa interna di produzione di umidità. In questi casi la ventilazione, pur tenuta a livelli molto contenuti di ricambio dell'aria, è più che sufficiente per eliminare problemi anche molto seri di formazione di muffa, formazione di condensa. Quindi basta mettere in movimento dell'aria e ricambiarla con dell'aria che in inverno, soprattutto all'esterno, è più secca rispetto a quello che abbiamo all'interno, per garantire un tasso di umidità più basso possibile. Se invece parliamo di formazione di condensa dovuta a risalite interne, quindi a una falda che sta risalendo lungo il muro, piuttosto che a una parete addossata a una montagna, tanto per dire, quindi è una causa esterna di introduzione di umidità, lì l'umidità, cioè la ventilazione, può fare ben poco. Se però la causa, appunto, una causa di produzione interna, allora sì, è efficiente al 100%. Qualche termotecnico mi ha riferito che la VMC è sufficiente, non c'è bisogno della cappa in cucina. Io sono un po' scettica, chiede Marta Maria Conconi. Tipo odore di fritto, di cucina protratta, mi può dare delucidazioni? Dipende tutto, è un po' come gli odori del bagno, è questione di tempo, semplicemente una cappa da cucina ha una portata d'aria che si aggira attorno ai 200-300 metri cubi ora, quindi ne estrae veramente tanta di aria e quindi elimina molto rapidamente quelli che sono gli odori interni. Una bocchetta di estrazione legata a una ventilazione meccanica controllata in cucina ne estrae 45-60 metri cubi ora, quindi stiamo parlando quasi di un decimo, un ottavo, un sesto, insomma, di aria. Quindi i tempi sicuramente li elimina, dipende tutto da quanto tempo uno di pazienza ha per questi odori. Domenico Aprea ci chiede, per la pulizia e la manutenzione, si può fare affidamento ai vostri CAT sul territorio? Sì, sicuramente sì, stiamo allestendo infatti stiamo addestrando i nostri centri di assistenza tecnica a fare appunto questi che sono i servizi di manutenzione, sicuramente quindi cambio dei filtri e anche in alcune regioni siamo già attivi anche con l'igienizzazione delle canalizzazioni, sì. Avevo visto anche qualche domanda sull'ecobonus, se in qualche modo rientra in questa nuova possibilità, diciamo agevolazione. Sì, rientrano. Allora, fino alla fine dell'anno scorso rientravano assolutamente questi impianti dal punto di vista delle detrazioni fiscali come ristrutturazione, quindi detraibili al 50%. Anche nell'ecobonus comunque è possibile fare riferimento per poter avere delle agevolazioni, sì. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, siamo ancora in 190 più o meno. Allora, la predisposizione si deve eseguire in tutte le stanze? Recupero domande precedenti. Per quanto riguarda, allora, se si vuole fare una vera e propria pulizia degli ambienti, sì, è indicato. Bisogna immettere l'aria nei soggiorni, nelle camere da letto ed estrarla da quelli che sono gli ambienti umidi. In questa maniera si crea un effetto scopa che ci elimina tutti gli inquinanti da tutti gli ambienti. Se non si fa questo, significa che negli ambienti che non sono trattati l'inquinante può ristagnare, quindi è assolutamente indicato. Magari si può fare, se non si può arrivare con delle canalizzazioni in un ambiente molto particolare, mettere un impianto autonomo, quindi un monostanza, nell'ambiente che viene non trattato da quello che è l'impianto di tipo centralizzato. Però è indicato, se si vuole fare in tutti gli ambienti. Discorso a parte è quello di un problema legato invece a non so, la formazione di muffa
tipicamente nella camera da letto esposta a nord, che viene poco ventilata e quindi nell'angolino si forma la muffa. Lì così è sufficiente la macchinetta soltanto in quell'ambiente, perché il problema è localizzato solo lì. I filtri sono autopulenti? No, i filtri occorre pulirli barra sostituirli, quindi ci sono tutte quelle che sono le indicazioni nei manuali di istruzione, piuttosto che in alcune macchine sul pannellino di controllo, con segnalazioni che dicono all'utente quando è il caso di pulire barra sostituire il filtro. I nostri filtri mediamente sono di tipo cartaceo, quindi una prima volta possono essere soffiati, una seconda volta occorre sostituirli con dei filtri di ricambio. Ci sono vantaggi per quanto riguarda i requisiti per il protocollo LEED? Sì, esistono questi tipi di vantaggi, bisognerebbe però vedere caso per caso dove si va a finire con certi parametri. Allora, abbiamo ancora qualche domanda. Volevo chiederti, qual è la differenza tra depurazione e ventilazione? Allora, con ventilazione noi intendiamo non certo la ventilazione tramite il ventilatore da spina piuttosto che il ventilatore da soffitto, ma una ventilazione intesa come ricambio dell'aria tra dentro e fuori. La depurazione che cosa fa? La depurazione prende l'aria dall'ambiente interno, tratta quest'aria, quindi la filtra, la depura e la reimmette nello stesso ambiente. Riesco a trattare che cosa? Il pulviscolo sicuramente, magari i batteri, magari il polline che viene trattenuto, quello che non riesco a trattare è l'umidità o alcuni tipi di sostanze tipo i compositi organici volatili, poi dipende da quali tipi di sezioni ci sono all'interno del depuratore stesso. Fondamentalmente in maniera meccanica per trattenere i vari inquinanti. Con ventilazione invece si fa un passo in avanti, si fa una diluizione di quelli che sono gli inquinanti. Quindi io vado a prendere da un ambiente esterno in cui questi inquinanti sono poco o per nulla presenti, porto all'interno dell'ambiente questo tipo di aria che andrà a miscelarsi con l'aria interna che è notevolmente più inquinata e vado ad asportare la miscela di queste due aree che vengono a incontrarsi. In questa maniera vado a diluire sempre di più la concentrazione degli inquinanti e quindi non ho una filtrazione, sì, posso avere anche una filtrazione, ma soprattutto vado ad asportare non soltanto quegli inquinanti che vengono trattati dalle sezioni che sono presenti nel depuratore, ma li vado ad asportare tutti. Meglio impianto di condizionamento o impianto di ricambio d'aria? Chiede Ferruccio Pedri. Sono due cose che devono andare in parallelo. L'impianto di ricambio dell'aria serve per il controllo della qualità dell'aria. L'impianto di climatizzazione serve per il controllo della temperatura e dell'umidità. Io posso avere una temperatura e un'umidità ottimi, però magari ho una concentrazione di CO2 molto molto elevata all'interno della casa, io sto male, mi viene mal di testa. Quindi tratto la temperatura e l'umidità da una parte, tratto la qualità dell'aria dall'altra. I due impianti devono andare in sinergia, devono lavorare assieme. Che assorbimento elettrico ha un'abitazione residenziale di circa 100 metri quadri? Stiamo parlando con un impianto di tipo centralizzato dell'ordine dei 60-70 watt fondamentalmente. Quindi una lampadina di una volta. Che importanza ha un corretto avviamento dell'impianto? Assolutamente, questo è fondamentale perché chiaramente noi abbiamo parlato della macchina, ma dobbiamo parlare anche di tutto quello che è la posa e quindi posare correttamente l'impianto, ma soprattutto saperlo usare. Quindi l'avviamento è importante. Cosa significa avviamento? Significa tarare la macchina sulla modalità di utilizzo corretta per la nostra abitazione. Se noi diamo un ricambio dell'aria troppo elevato, abbiamo degli sprechi energetici. Se noi lo diamo troppo scarso, abbiamo delle controindicazioni per quanto riguarda la qualità dell'aria. Quindi occorre dare una portata dell'aria corretta, complessivamente. Non solo, ma occorre dare un impianto, occorre
dare a ciascun ambiente presente all'interno dell'abitazione una portata corretta, e quindi non dobbiamo avere una portata eccessiva in camera e una scarsa in soggiorno. Chi esce a fare l'installazione e poi dopo successivamente l'avviamento dell'impianto deve saper fare tutto questo per ottimizzare e utilizzare al meglio l'impianto. Solo in questa maniera l'impianto funziona in maniera corretta e soprattutto efficiente, ma anche dal punto di vista economico, ecco, senza, evitando sprechi energetici che si possono tranquillamente evitare, appunto. Scusami, ti rubo ancora qualche minuto. In un appartamento che normalmente appartiene ad una classe energetica F, quanto influisce l'installazione di una o più macchine semplici con foro da 160? Dal punto di vista del salto di classe energetica, magari molto poco. Potrebbe far fare magari 1/2 gradini, tanto per intendere. Il vantaggio magari però dell'applicazione di questo tipo di macchine, io mi ricordo, abitavo qualche anno fa in un appartamento che era in classe F, dove il problema fondamentale era appunto la formazione di muffa all'interno della mia camera da letto, in prossimità di un angolino esposto a nord. Nonostante ci fossero degli spifferi inevitabili dalle finestre, questi spifferi non erano sufficienti a garantire quel ricambio tale per cui la muffa sparisse. Ora, la muffa non è, ripeto, soltanto un fatto estetico, la muffa è un fatto anche di salute, perché il fungo della muffa, per riprodursi, espelle nell'aria delle spore che sono dannose alla nostra salute, per il nostro sistema respiratorio. Quindi lì la valutazione da fare non è tanto dal punto di vista energetico quanto dal punto di vista della salubrità dell'aria. Nei luoghi di lavoro ordinari, ad esempio bar, edifici commerciali, piccoli uffici, officine meccaniche, esiste l'obbligo di un progetto di ricambio aria secondo le norme UNI? Non so se esiste l'obbligatorietà, comunque le norme UNI prescrivono, adesso non so se in maniera cogente, perché credo che per esempio in ambito residenziale la UNI 1039 non è cogente, però prescrivono alcuni ricambi a seconda della tipologia di locale da servire. Esistono anche delle norme parallele per il settore commerciale e industriale che consigliano questo tipo di ricambio, e sicuramente male non fa, ecco, avere un ricambio d'aria all'interno dei locali. L'immissione dell'aria pulita nelle stanze e la ripresa dell'aria da sottrarre, da estrarre, a quale quota vanno fatte? Allora, parlando in ambito residenziale, non è tanto importante dove l'aria viene immessa o estratta, perché si immette e si estrae talmente poca aria all'interno dei locali che difficilmente quasi uno ha la percezione del movimento dell'aria. Stiamo parlando per esempio di 30 metri cubi ora all'interno di una camera da letto, e molto spesso anche avvicinando un foglio di carta velina alla bocchetta quasi non se ne sente il movimento di questo foglietto. Io consiglio sempre di posizionare le bocchette di immissione, sicuramente di estrazione sicuramente nella parte alta dell'abitazione, in modo tale da prelevare l'aria la più calda possibile. Anche però per le bocchette di immissione consiglio di metterle in ambito residenziale nella parte superiore dell'abitazione, in modo tale da non avere poi vincoli per quello che riguarda l'arredamento della casa. Se il progettista mi posiziona una bocchetta lungo una parete in una parte bassa e poi dopo la signora padrona di casa decide di metterci una poltrona proprio in quella posizione, chiaramente questa bocchetta non può lavorare. In una parte più alta invece risulta essere più semplice poter coniugare esigenze estetiche e esigenze tecniche.
Ti faccio l'ultima domanda. Per la progettazione della tipologia di macchina adatta all'ambiente, disponete di un software? Sì, esiste attualmente un software che si chiama Progettare Vortice, ne stiamo predisponendo un altro, ci stiamo lavorando proprio in questi giorni. Comunque, per qualsiasi delucidazione, vi invito a contattare il nostro servizio di prevendita, che è appunto sulla schermata che stiamo condividendo. Vedete appunto l'indirizzo mail prevendita@vortice-italy.com, al quale potete chiedere tutte le delucidazioni del caso. Roberto, grazie ancora per questo webinar, grazie al tempo che ci hai concesso. Ma grazie a voi, è stato un piacere. E ringraziamo ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito, ci vediamo al prossimo webinar, vi ringraziamo ancora per la partecipazione.